Il domani c'è. Sono nell'ingresso della mia casa e ora vi faccio vedere la novità del giorno. Questo, lo vedete? È affisso alla porta di casa. Eh? Facciamo così, si vede bene? Ok. Non è possibile. Oggi è il 6 marzo 2021. Come fa a essere uguale, identico al 6 marzo 2020? No, no, a me sembra di vivere nel film di Albanese, Antonio Albanese, è già ieri, Di cui vi lascio il link in descrizione, così ve lo andate a vedere e vi fate delle belle risate come sono riuscita a farmi io guardandolo, sono riuscita a ridere e anche a riflettere. La differenza tra noi e gli animali è proprio questa, che noi possiamo farci delle domande. Non ho mai visto gatti farsi domande, nemmeno le piante, tanto meno gli scarafaggi. Ma la storia delle blatte, vediamo se la mettiamo in questo video oppure in un altro. Non è possibile che io stamattina mi sia svegliata, sono ancora viva. E mi sembra di vivere in un film dove è sempre lo stesso giorno, accadono sempre le stesse cose, tu le sai prima. E come il personaggio di Albanese, cioè, fai diversi tentativi per cercare di avere un domani. Perché questo? Questo è il velo di Maya più grande che io abbia mai visto nella mia vita. Le illusioni ci sono nella vita, ma grosso come questo proprio. Non mi piace l'autocommiserazione, non mi piace la lamentela, non mi piace. Cambio io. Cambio. Io, se fuori non cambia, cambio io. E quindi vi ho fatto vedere il volantino che ho messo sulla porta di casa. Su quel volantino ci sono scritte cose che un anno fa non sapevamo, non c'erano le sentenze. Ora, a mie spese, quel volantino verrà affisso uno per uno. A costo di farlo un giorno di qua, un giorno di là, un giorno di là, lo appiccico in giro e non me ne importa nulla se lo strappano. Non me ne frega niente perché a me interessa l'azione, non il risultato dell'azione. Sono cresciuta, c'ho le rughe, me le sono guadagnate. Quando ero giovane potevo preoccuparmi del risultato delle mie azioni, ma io adesso sono troppo consapevole che tanto non dipende da me il risultato dell'azione, ma è importante che metto azione. Prima di tutto per come mi fa stare dentro e secondariamente perché sicuramente influenza fuori, prima o poi. Cosa c'è scritto con il volantino? Ve lo dico alla fine di questo video. Adesso io mi devo rivolgere ad Emiliano. Ciao Emiliano. Io non ti conosco, ma leggo i tuoi post. E Hare Krishna. Hare Krishna. Che miracolo. Che straordinaria circostanza mistica. Si è iscritto al mio canale, ma guarda un po'. Un Hare Krishna? Sto traendo conclusioni sbagliate? Beh, Emiliano,
Io ti racconto la mia storia di relazione con gli Hare Krishna. Quando mia figlia era piccola e andava all'asilo, aveva un compagno che si chiamava Nimai e fece amicizia con questa mamma di questo bimbo. Era un Hare Krishna, una persona bellissima, una delle migliori amicizie che abbia avuto nella mia vita. Sto parlando di 30 anni fa. 30 anni. Erano meravigliose le conversazioni che facevo con questa persona. Era meraviglioso per me ascoltarla, le cose che mi raccontava. Io non le avevo mai sentite, non sapevo chi fossero questi Hare Krishna. E mi portò a una delle loro domeniche, uno dei più bei ricordi della mia vita. Le musiche, i canti, le danze. Com'era felice mia figlia, come si sono divertiti i bambini, il cibo, prasciada che mi è stato offerto. Ho passato una giornata veramente bellissima, bella, 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 un ricordo che non dimenticherò mai. E sentii così tanta gratitudine per queste persone, per quello che mi avevano fatto conoscere, che non sapevo, che comprai questo libro. Questo si intitola Un gusto superiore. Sono le ricette. Le ricette del cibo che fanno gli Hare Krishna. Quello che più mi lasciava perplessa, però, era che non mi sentivo di avere il grande spirito di sacrificio che hanno gli Hare Krishna. Non sono in grado, non sono proprio la persona che riesce a fare questo tipo di tapassia. Mi dirai, mangiare un po' meno carne non ti costa nulla. Sì, se non avessi sposato un calabrese però, eh. Eh no, non gli puoi far mancare la carne nel frigo al calabrese. Scoppia una lite. Per un calabrese come non mangiare? Salsiccio, anduja. Mi dirai, fallo da sola. Ma io ho imparato come si fa il prasciada, sai? E dovrei avere le mie pentole, dovrei avere i miei utensili. E soprattutto, se non hai la comunità, se non puoi frequentare la comunità dei tuoi fratelli e sorelle Hare Krishna, è estremamente difficile da soli. Molto difficile. E in più, serve o non serve un maestro? Certo che serve un maestro. E come? Così, quando la mia amica Viviana è partita da Genova, è andata via, ci siamo salutate in lacrime. Io sapevo che perdevo un'amicizia importante. Per cui ho imparato che si fanno dei percorsi insieme alle persone. Per un pezzo, poi la vita ti separa dalle persone, anche le migliori che incontri. Gli anni sono passati, ma io gli Hare Krishna li ho incontrati ancora. Ho incontrato questo. Studiato. E ho abbracciato il buddismo. Sono ancora adesso nei registri della Soka Gakkai. Ma mi sono allontanata. Perché sono stata costretta a far dimettere un ministro di culto. Sono stata costretta a farlo dimettere perché abusava del suo potere e con la violenza psicologica faceva soffrire le persone. Il ministro di culto è stato destituito, ma anche io sono stata allontanata. Ho continuato a praticare da sola, mattina e sera, per 20 anni.
Fino a che non ho compreso che ero sì arrivata da qualche parte. Come arrivare in cima a una casa, sul tetto, vedere le stelle, ma non poterle raggiungere perché c'è un vetro che mi impedisce di arrivare alle stelle. Così, molto rispettosamente, ho messo da parte il Gehörnsen, conservato con rispetto, cessato di praticare. Però soffrivo. Mi sentivo soffrire. Mi mancava una parte di me. Quella che io chiamavo spiritualità. E poi ho compreso invece che è un po' più complessa la questione. Per sostenermi ascoltavo musica, come sempre, la musica mi aiuta sempre. Ascoltavo un brano musicale dedicato, che è intitolato così, Hanuman Chalisa. Tu lo sai, vero Emiliano, chi è Hanuman? Certo che lo sai. Mi sono detta, che strano titolo, mettiamolo un po' su Google, vediamo che cosa vuol dire Hanuman Chalisa. Ho messo queste due parole su Google ed è uscito il mondo, l'induismo per intero, i Veda. Ho detto, wow, è vero, io ho praticato per 20 anni il buddismo, ma che ne so di induismo? Eppure il principe Siddhartha era proprio induista. Era proprio il contesto nel quale è nato, cresciuto Shakyamuni, il saggio degli Shakya. È arrivato il momento che mi occupo di questa cosa, visto che sono stata per 20 anni buddista e sono sbattezzata. 6 anni fa ho chiesto lo sbattezzo e l'ho ottenuto insieme alla scomunica e il titolo di apostata. Perché? Perché gliel'ho detto, guardate, io non voglio più il battesimo, sono buddista, non c'è più niente a che fare con voi. Vade retro Satana. Io sarei Satana. Ma rimaniamo sul pezzo, Emiliano. Emiliano, guarda, sai come sto ancora adesso studiando l'induismo? Attraverso una serie televisiva della Sony India che si intitola Vignaharta Ganesh. È una serie televisiva per bambini che la Sony dà in televisione una volta al giorno, dal lunedì al venerdì, per insegnare ai bambini indiani le loro tradizioni, la loro religione. Sto imparando un mucchio di cose. Sto imparando che lui, il Signore Beato, non era da solo. Ho imparato chi l'ha creato questo. Nel frattempo che io approfondivo l'argomento induismo, mio marito trova un altro libro. Questo. Lo yoga del saggio Kapila. Anche questo è vostro, è della comunità Hare Krishna, lasciato in giro gratuitamente. A fronte di tutte queste informazioni che mi sono arrivate grazie alla comunità Hare Krishna italiana, per sdebitarmi, perché sento gratitudine per tutte le informazioni che mi sono arrivate, ho sottoscritto 20 euro per il progetto che c'è a Roma. Certo, era mio dovere ringraziare in qualche modo. Non sapevo a chi dare i soldi per questo libro perché costa. E ora Emiliano sei nel mio canale. Emiliano, io ho capito bene il tuo messaggio, d'accordo? Ti ringrazio di aver preso seriamente il mio commento, nel quale ti dico,
Guarda che io ho sognato Shiva. Avere sognato Shiva è una fortuna che cioè gli induisti, ci sono induisti che farebbero i salti mortali di gioia, cioè facevano il capriole di gioia, farebbero a sognare Mahadev. Io ho avuto questa fortuna e sento gratitudine. Sento tanta gratitudine. Anche se non ti conosco, seguirò il tuo consiglio. Che io interpreto così, Emiliano. Tra me e Mahadev non c'è nessun intermediario. Ci sono io e lui. Sono al corrente anche che Mahadev è uno che ti mette alla prova, eh? È uno che ti mette alla prova, così come facilmente ti può aiutare. Facilmente ti può ostacolare. Sono consapevole, ne sono al corrente. Ma d'altronde, caro Emiliano, viviamo in un film di fantascienza in cui è sempre lo stesso giorno, succedono sempre le stesse cose. Sono arrivata al punto di sapere in anticipo cosa verrà pubblicato da quel canale, da quell'altro canale, da quell'altro canale. Sono arrivata al punto che so in anticipo che commento verrà scritto qui, che commento verrà scritto là. E no, cambio io. Cambio io se non cambia niente là fuori. E poiché l'illusione di Maya che abbiamo di fronte sta veramente facendo sbroccare le persone, siamo di fronte a follia, follia, follia da tutte le parti, dove mi giro, non vedo ragionevolezza, non vedo riflessione, buonsenso. Sono convinta che non esiste un metodo, non esiste un metodo per relazionarsi con la follia. Ogni giorno è un giorno diverso, ogni circostanza una circostanza diversa, ogni persona una persona diversa. Il metodo che usavi il giorno prima per cercare di stare in mezzo a questi pazzi non va più bene il giorno dopo. E soprattutto cambiano le informazioni che sono in nostro possesso. Ecco perché ho attaccato quel volantino alla porta di casa, perché il 6 marzo, che è oggi 2021, per quello che dipende da me, non è il 6 marzo 2020. Un'ultima cosa, Emiliano. Io vado avanti a studiare, sai. Adesso mi devo leggere questo. La caduta degli dèi. Biglino e Baccarini. Biglino pensavo di saltarlo perché sono già sbattezzata, non è che mi devo fare rispiegare le cose che avevo già capito. Però mi vado a leggere quello che scrive il buon Baccarini, che l'induismo se l'è studiato. Uno dei pochissimi italiani che studia l'induismo. L'altro è Bellucci, Valentino Bellucci, un altro che ascolto molto volentieri per tutte le cose che mi può insegnare. Credo di averti detto tutto, Emiliano. E di avere detto tutto anche agli altri che mi ascoltano. Il domani c'è. E il nuovo domani lo facciamo noi. Agire. Siamo costretti all'azione. Provate a non agire, provate a stare immobili nel letto 24 ore su 24. Sarà impossibile, il vostro corpo ha bisogno di urinare. Defecare, quell'azione la dovrai comunque fare, dovrai comunque mangiare, dovrai comunque agire. E allora tanto vale che io agisca secondo la mia natura. Andare contro la mia natura mi farebbe solo male. Correggimi se sbaglio, Emiliano. Grazie di avermi messo quella bellissima frase della Bhagavad Gita. L'ho ascoltata più e più volte la Bhagavad Gita e per farla conoscere anche ad altri aggiungerò magari il link qui sotto dei canali che ci sono, che l'hanno pubblicata in tantissime lingue. Finisco solo con una cosa. Emiliano, sì? Sì. Se ho avuto il karma di nascere in questa situazione è perché le azioni nelle vite precedenti le avrò ben messe.
E sai che opzione ho messo io? Io c'era a Kurukshetra. Io ero uno di quei guerrieri lì, quegli Kshatriya. Ho tagliato teste, mozzato mani, scannato. E così, in questa vita, per retribuzione, sono nata in Italia e mi vivo l'epoca di questo. Devo vivermi l'epoca di questo. Perché sono stata un guerriero. E infatti in questa vita mi porto ancora quella natura guerriera, combattiva. Non posso fare diversamente. Hare Krishna, Emiliano. Hare Krishna, Hare Krishna.